questi giorni è stato attuato su tutto il territorio nazionale un servizio straordinario denominato Progetto Pusher, volto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e coordinato dal Servizio Centrale Operativo. Nell'ambito di tale progetto, che ha interessato gli uffici investigativi della Polizia di Stato, supportati dai commissariati, dalla Polizia Scientifica, dai cinofili e dai reparti prevenzione crimine, si sono ottenuti risultati positivi anche in vari centri della provincia di Sassari. Due sono stati gli arresti effettuati, uno in città con un sequestro di cocaina ed uno ad Arzachena con un sequestro di marijuana. Due persone sono state denunciate in stato di libertà, mentre tre sono state sanzionate amministrativamente. Sono state effettuate in totale 29 perquisizioni alla ricerca di sostanze stupefacenti. Più in particolare a Sassari è stato arrestato un 46enne sassarese dagli agenti della squadra mobile, poiché nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata in un'abitazione nella periferia di Sassari sono stati rinvenuti circa 600 grammi di cocaina nascosti in una cassaforte. Gli investigatori sono giunti sulle sue tracce indagando su un giro di spaccio di stupefacenti in atto in città. I poliziotti sono penetrati all'interno della proprietà protetta da una fitta rete di telecamere installate a protezione dell'abitazione ed hanno letteralmente sorpreso il nucleo familiare all'interno dell'abitazione. L'uomo, vistosi scoperto, ha consegnato spontaneamente un primo involucro con 100 grammi di cocaina che aveva indosso. Gli investigatori hanno approfondito la perquisizione individuando una cassaforte e rinvenendo così altri 500 grammi di coca già suddivise in pacchetti da 50 grammi circa, nonché tutto il necessario per il confezionamento delle dosi, quali bustine di plastica, bilancini di precisione ed un coltello con evidenti tracce di stupefacenti. L'uomo al termine è stato arrestato per detenzione illegale di stupefacenti al fine di spaccio. La storia vive ancora oggi nei ricordi di chi l'ha vissuta, nelle immagini del passato, nelle strade e sotto i portici di Fertilia. La storia degli esuli istriani, dalmati e fiumani fuggiti dalle loro case e approdati in una terra lontana, italiani in Italia eppure stranieri. Durante il Consiglio Comunale di Sassari, riunito in seduta solenne per celebrare il giorno del ricordo, 15 studenti dell'Istituto Comprensivo del Monte Rosello Alto hanno raccontato tramite immagini, brani e musiche questa verità che hanno imparato grazie a un progetto interdisciplinare per non dimenticare tutti i genocidi dei secoli passati con uno sguardo al presente. Ad ascoltarli anche numerosi cittadini che hanno partecipato all'evento, gli stessi consiglieri e la giunta. Con l'istituzione del giorno del ricordo si è rotto l'assordante silenzio che aveva sino ad allora impedito che si affrontasse la tragedia dell'esodo italiano delle terre cedute alla Jugoslavia, ha detto in apertura dei lavori la presidente Smeralda Ughi, che ha scelto di celebrare la ricorrenza per la prima volta. Il dibattito dell'assemblea civica è stato ricco di interventi da parte della maggioranza come della minoranza per sottolineare che non importa nell'etnia, nell'appartenenza politica quando si parla di genocidi e vittime. A voi che avete 12 anni può fare paura studiare fatti accaduti più di 100 anni fa che sembrano lontanissimi, ha detto in chiusura il sindaco di Sassari Nicola Sanna, che ha rivolto il suo discorso proprio ai giovanissimi studenti che ascoltavano con interesse. Ma è importante, sottolinea il sindaco, che questo avvenga per conoscere il passato e quanto impegno ci voglia per impedire che tragedie che sembrano ormai distanti si ripropongano. Gli studenti infine hanno letto brani scritti dagli esuli a Fertilia, ma anche da chi ha scelto a rischio della vita di restare nella propria terra. Hanno raccontato dell'arrivo e dell'integrazione in questo piccolo borgo vicino ad Alghero e hanno dato una speranza a tutti i presenti, ricordando che ancora oggi, con il suo centro di accoglienza per richiedenti asilo, Fertilia tramanda questa tradizione di ospitalità nel rispetto delle proprie culture e tradizioni.
L'Istituto Tecnico Industriale Angioi di Sassari ha ospitato in modo ottimale tutte le attività previste all'interno dell'importante manifestazione Occhio alla Guida, organizzata grazie al contributo dell'ACI, dell'ANVU Polizia Locale, del Rotary Club Sassari Silchi, la Guida Bo e dell'Ufficio Scolastico Provinciale. Prima ancora che arrivassero gli studenti, le Ferrari facevano bella mostra di sé nel cortile della scuola, stimolando interesse e curiosità che più tardi si sono trasformate in vere e proprie acquisizioni di regole per la guida corretta e di sperimentazione di tecniche per il soccorso. La dirigente scolastica Maria Giovanna Ogiano ha salutato gli organizzatori presenti, per l'ACI di Sassari Paolo Pinna, per l'ANVU il maggiore Alberto Testoni e per il Rotary Club Sassari Silchi il presidente Luigi Fiore. Sono state quindi 20 le classi che hanno intrapreso il loro viaggio nel mondo della sicurezza stradale. Grazie al coordinamento e all'organizzazione messa in piedi dallo staff organizzativo, composto dai professori Salvatore Marongiu, Giacomina Murge e da 8 capacissimi studenti delle quinte classi, circa 500 alunni prossimi alla guida o già patentati, accompagnati dagli stessi studenti del gruppo accoglienza, hanno visitato i 5 centri di approfondimento dislocati in diversi punti dell'istituto per ascoltare gli esperti e sperimentare simulazioni e dimostrazioni di varia natura, tutte utili per la sicurezza stradale. Tutti gli studenti hanno potuto acquisire informazioni e sperimentare attività di primo soccorso, assistere a dimostrazioni per l'antincendio e la sicurezza stradale, approfondire i campi di intervento della protezione civile e dei vigili del fuoco. Grande attrattiva è stato il simulatore di guida predisposto dall'ACI, che ha consentito agli studenti di cimentarsi nella guida con proiezioni sul maxischermo delle immagini che inesorabilmente rilevano le infrazioni. Tutti gli esperti hanno apprezzato con grande soddisfazione l'attenzione degli alunni verso le tematiche proposte e hanno rilevato un ottimo livello di partecipazione e di attenzione. Gli studenti hanno potuto realmente comprendere ciò che si rischia a causa della superficialità e l'esposizione al rischio a causa di disattenzione e spavalderia. Hanno acquisito anche consapevolezza degli effetti dell'abuso di alcol o droghe. Presso la Sala Angioi di Sassari si è tenuta la tavola rotonda organizzata da Religioni per la Pace, un'occasione importante per presentare il calendario 2017 dal titolo Custodiamo la Terra Insieme, calendario che tiene conto di tutte le ricorrenze di oltre 15 religioni, tra quelle maggiormente diffuse. Religioni per la Pace, quale movimento multireligioso internazionale che riunisce persone di differenti fedi religiose con lo scopo di pregare e operare per la pace e il rispetto dei diritti umani, ha presentato inoltre la propria associazione. La giornalista Brunilde Giacchi, nel coordinare i lavori, ha evidenziato l'articolo 2 dello Statuto, il quale afferma l'importanza di attività atte alla promozione della cultura, dell'istruzione e formazione, della tutela dei diritti civili, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente. Ciò è possibile, ha affermato il presidente dottor Luigi De Salvia, solo partendo da progetti concreti sull'accoglienza delle specificità religiose e culturali nelle nostre strutture sanitarie, attività che sono già praticate in alcuni nosocomi di Roma e che presto si intende realizzare anche sul nostro territorio. A parlare su come custodire la terra insieme sono intervenuti anche componenti del comitato interreligioso che registra la presenza di molti rappresentanti delle numerose comunità religiose presenti in Sardegna. Per i buddisti Luigi Pacchioni, che nel proprio intervento spiega quanto sia importante capire l'importanza di superare l'ego e percepire l'umanità e l'ambiente quale parte del proprio stesso corpo. Ciò è possibile solo esercitando l'amore, la compassione e la misericordia. Casimiro Mastino, della comunità di Gesù dei Santi degli ultimi giorni, nel proprio intervento ha evidenziato l'urgenza di lavorare insieme a Religioni per la Pace per una custodia condivisa e consapevole del nostro ambiente. Padre Nicolino Manca, missionario cattolico per lungo tempo in Cambogia, India e Vietnam, ha posto l'accento sull'importanza di attingere al tesoro spirituale delle diverse tradizioni religiose e valorizzare quanto c'è di buono in ognuna di esse. Ciò è sufficiente per essere buoni figli di Abramo e lavorare per la pace, certi che Dio ci aiuta per recuperare il senso del mistero, lo stesso mistero che ci ama. A concludere i lavori, l'intervento della professoressa Maria Augusta Favali, che da insegnante di botanica negli Atenei di Milano, Padova e Parma, ha fatto notare come la fede Bahá'í ponga al centro del proprio interesse il rispetto e l'amore dell'ambiente, filo conduttore del calendario 2017, calendario che si è rivelato ottimo strumento per lavorare con i bambini di differenti comunità religiose, poiché che consente l'inclusione anche delle minoranze nel rispetto delle singole culture.
Maduliva vitz, a vitz, a vitz, cavumarolandop, cavumarolandop, maduliva vitz. Amici, ben ritrovati, ciao Matteo. Buongiorno a tutti. Siamo nuovamente all'era della pizza con il nostro consueto appuntamento. Oggi so che Matteo ha delle belle novità da presentarci. Matteo, sì, dimmi come, tu. Come sempre ci atteniamo a prodotti stagionali e tante novità che vi faremo scoprire piano piano. Io ho fatto un giro poco prima e ho visto sul banco dei prodotti da te inconsueti, perché mi avevi anche un po' di mare sulle nostre pizze. Aia, si vede che nonostante ancora il tempo non... Sì, però come vediamo da ieri ha migliorato il tempo e abbiamo deciso di accostare anche un bel calamaro fresco a dei carciofi di stagione e un pomodoro camona. E l'impasto? L'impasto è una novità qui all'era della pizza. Un'altra novità, perché non smetteremo mai di creare nuovi impasti, di fare nuove ricerche, cercando di far esaltare il prodotto al meglio e che sia sempre più benefico, diciamo. Facci vedere la novità di questo impasto. Sì. Allora, un impasto che adesso vedete si presenta un po' scuro, bello sempre ricco di crusca, la farina del senatore Capelli biologica. A base di? No, è un impasto classico, diciamo, con farine nutrienti, come diciamo la senatore Capelli, stavo iniziando a descrivervi, una farina a basso contenuto di glutine. Quindi non facile da lavorare, ma facile da digerire. Noi conosciamo, per farvi un esempio, perché non è molto conosciuto ancora, anche se è un grano molto antico, viene molto pubblicizzata la farina di Kamut, che è solo un nome che gli hanno attribuito, però come proprietà organolettica la possiamo accostare molto alla senatore Capelli. Come croccantezza, sapori di una volta. Adesso vedremo. Vedo degli ingredienti, tra l'altro, anche molto invitanti. Ecco qua. Invitanti, come sempre, cerchiamo di dare anche la nostra nota cromatica. Puliamo un carciofo. Oggi facciamo tutto in diretta, Graziano. Perché la gente mi dice: c'è sempre tutto pronto, non va bene. Vogliamo vedere anche noi come prepari il tutto. È tutto semplice qui. All'era della pizza cerchiamo di esaltare i prodotti e i suoi sapori, cercando di non condire troppo le cose, anche gli oli. Sappiamo che danno pesantezza se sono messi in maniera poco idonea sul prodotto, diciamo. Abbiamo cercato di accostare anche alle nostre pizze degli oli un po' particolari, che sono new entry sempre, come tu dicevi. Infatti ho visto il bancone. Abbiamo olio biologico ai semi di soia. Vogliamo prenderlo, facciamo vedere. Abbiamo un biologico ai semi di soia che è una novità assoluta, ricco di omega 3 e di omega 6. L'olio ai semi naturali di uva. L'hai mai sentito? L'olio no. Ai semi d'uva. Olio di lino. Olio di lino sì. Di ma... germi di girasole. Di freni. No, olio di freni olio no. Olio motore. Ci abbiamo la K40 più avanti. Quello HP. Allora, quindi abbiamo tagliato il carciofo sottile. E qua ecco, questo è un bel calamaro mediterraneo. Del calamaro che facciamo a listarelle, perché andremo a mettere a crudo proprio sulla pizza, non esageratamente. È un calamaro fresco? È un calamaro fresco del mar Mediterraneo. Ricordiamo che qua vicino all'area della pizza c'è una pescheria dalla quale attingere. Sì, sì. Attingere, e anche la mattina quando passo mi vengono sempre nuove idee per le nostre pizze e per cercare di stuzzicare i vostri palati. La scorsa settimana ha fatto molto scalpore il calzone di Giuliano, che vi ricordiamo che potete trovare le sue buone pizze in via Saba, Sassari. Quindi chi non ha l'occasione di venire qui all'era della pizza può andare in via Saba, la pizzeria Gnam Gnam di Giuliano Sanna. Che è tuo fratello?
Ne abbiamo approfittato anche per fare un po' di pubblicità a lui. Sì, dai. Sì. Ci vuole. Sono curioso di vedere come andrai a disporre. Maletto, abbiamo il nostro carciofo di Uri fresco, del pomodoro fresco. Noi andiamo però a mettere anche un po' del nostro pelato spremuto a mano. Giusto a inumidire un po' la base. Non tanto qui. Perché non sono tutti che sono d'accordo alle pizze bianche. La nostra mozzarella, come sempre, fior di latte. Il nostro fior di latte, come sempre, scagliato. Andiamo a porre sulla pizza. Sì, sono proprio curioso di vedere come l'andrai a comporre. Sì, sono... è semplicissimo, grazie. Semplicissimo. Nella parte superiore mettiamo il calamaretto che ha bisogno di più cottura, diciamo. Ok. Un po' di carciofini, che l'aiuta anche il calore della mozzarella, come scioglie, li aiuta a prendere i sapori. Due foglie di basilico fresco. Andiamo ad adagiare il nostro calamaro. Guarda che colori anche, Graziano. È tutto lascia pensare che anche i sapori non siano male. Mettiamo uno spicchio d'aglio. Giusto così, messo grezzo, che possiamo anche togliere, giusto per dare i profumi e i sapori. Perché i sentori dell'aglio sul pesce sappiamo che sono molto buoni. Quindi lo mettiamo così grossolanamente da poter togliere. Aggiungiamo un filino di olio piccante, la bombetta di Giovanni questa. È Giovanni che te lo prepara? Sì, sì. Quello è il suo olietto. Perfetto. Chi inforna oggi? Oggi il nostro infornatore. Giovanni, eccolo qua, buongiorno. Buongiorno, ciao campione. A tutti. Come stai? Benissimo, grazie. E voi? Io mi sono lasciato prendere un attimino da questa preparazione di Matteo. Ah sì? Quindi dai. Mi sai che ti prende bene. Muoviti, muoviti che la dobbiamo assaggiare. Pronti. E siamo pronti ad infornare. Ora, giusto i tempi, non è che per caso, in virtù del fatto che dentro c'è il calamaro, necessita di più tempo per la cottura, no? No, no. Hai messo il calamaro sopra proprio per questo motivo. Cottura. Abbiamo visto che l'ho tagliato molto sottile, proprio per prendere giusto una mezza cottura. Sì, anche perché poi il calamaro non va stracotto. Non va stracotto, perché proprio a volte diciamo questo calamaro ci ingomma, magari l'abbiamo portato troppo avanti con la cottura. Dobbiamo stare attenti perché è una carne molto tenera, specialmente quello fresco. Ma proprio anche quando è fritto, giustamente devi azzeccare la cottura e la botta di cala dell'olio. Perché se è troppo basso va a bollire, tutto l'impanatura va a perdere. Invece la botta di calore giusta. Esatto. Quindi non possiamo far andare una pizza troppo avanti con la cottura, se no ci rimane anche secca, asciutta, perché se perde tutta l'acqua. Guarda, saprò dirti sicuramente appena esce dal forno cosa. Le quali... note cromatiche, tutti i colori che aveva, bellissimo. Il tocco di Licchitto gliel'abbiamo dato, sì, con, sì, la bomba di Giovanni. Ma perché la chiami la bomba di Giovanni? Lo prepara lui. Sì, sì, lo prepara. A base di petardi. No. Cosa lo ci mette? Prepara a serrande chiuse, quello. Ecco, con tanto di autorizzazione per il trattamento delle polveri, sì, da sparo. Sì, sì. Ho capito. Gli dobbiamo far mettere il teschio. Comunque, abbiamo vari oli. Con la gradazione del piccante, perché c'è il cliente che lo vuole più delicato, c'è quello che non gli basta mai e vuole proprio il fuoco sulla pizza. Signora Polo, parliamo. Ah, addirittura, sì, hai, sì, una cliente. Una cliente vuole super piccante. Sì. Buongiorno, signor Polo. Perché magari bisogna stare attenti, perché queste cose così ti accendono gli stop dopo. Adesso vediamo un po'. Giovanni sta dando l'ultima botta di calore. Come si è proprio fatto più bianco. Sì, è vero. È vero, è vero. Denota già una cottura abbastanza. Il fondo è bello. La presenza di cottura nel fondo è già bella evidente.
Adesso vediamo il bordo, sta cercando di croccantizzarlo. Perché la mattina, di aprire gli alveoli. La mattina, non essendo un forno che lavora tutte le mattine, l'abbiamo acceso un'ora e mezzo fa, è un po' caldo anche da ieri, però la botta serale è sempre, lo vedete che è più bianco, più bello. Certo, certo. Ma diciamo che anche oggi mi sa che Giovanni si è difeso bene. Sì. Ai. Io passerei direttamente all'assaggio, pensa un po'. Bella. E che profumo. Mamma, che profumo. Possiamo eventualmente, visto e considerato che la dobbiamo assaggiare, ricordarci di togliere l'aglio. Non vorrei trovarmi nella condizione di uccidere le zanzare dopo. No, tranquillo. L'aglio è proprio bello, evidente. Eccolo qua. Vediamo. Allora, uno è lì, uno è questo. Non c'è problema, Graziano. Ah. Quello che rimane lo do a te, tranquillo. Ok, perfetto. Come vediamo, la pizza si presenta di un biondo castano, molto bella. Strutturata. Ben strutturata, esatto. Come vediamo, la possiamo ottenere con una mano. Mamma, che profumo, bello. Non star lì a... È una farina perché... che abbiamo detto che presenta poco glutine, quindi non avrà una struttura bella croccante come può avere una farina ricca di glutine, perché il glutine ci dà la struttura, la forza, quindi l'elasticità. Se questo, se ciò non avviene, andiamo più a farla morbida la pizza, però sempre bella strutturata, come vediamo. Sì. Non sventolare tantissimo, perché stai arieggiando con dei profumi non indifferenti. Quindi oggi colazione con pizza, come vediamo, la croccantezza si sente anche nel taglio. Giovanni, ci siamo attrezzati con i tovaglioli. Abbiamo qua tutto. Abbiamo tutto. Questa è per me. Tipo pizza gourmet oggi. Che dire? Mamma mia. Sapori e profumi esaltanti oggi. Profumi e balocchi. Vi ho voluto regalare proprio una pizza. Visto che siamo in tempo di Sanremo, profumi e balocchi oggi lo possiamo anche dire. Sanremo, non lo sapevo, grazie. Vero, stasera c'è la finale, Matteo. Sì. Dai. Non puoi, molto... è vero, tu qua dentro sei un po'... Ma non... Sanremo lo facciamo qua, lo facciamo. Sanremo famosi. Bene, cari amici, anche per oggi qui all'Era della Pizza approfitto che Paolo spenga la telecamera, perché questa me la voglio proprio godere. Pizza con calamaro fresco, pomodoro, carciofo fresco di Uri. Buon appetito, signori. Alla prossima, ciao a tutti. Buon pranzo. Maduliva viz, a viz, a viz, cavo marolandop, cavo marolandop, maduliva viz. Bentrovati anche oggi con un nuovo appuntamento di Telegin Radio. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo che troverete tutti i nostri contatti all'interno del sito www.telegin.tv e che, se volete, potete anche visitare la nostra pagina Facebook, che è Telegin, la televisione di Sassari. Una riunione operativa che per la prima volta ha messo attorno ad un tavolo per parlare di mobilità urbana comune ATP e i dirigenti scolastici di 11 istituti superiori della città. Un'occasione riuscita di confronto che ha dato il via ad un percorso che vedrà lavorare gomito a gomito l'azienda Trasporti Pubblici di Sassari e i presidi delle scuole sassaresi per rendere il servizio del trasporto pubblico cittadino ancora più efficiente per i giovani studenti. L'incontro, che si è svolto ieri nella sede dell'assessorato della mobilità in via Le Mamelli, fa seguito agli impegni presi a dicembre dall'assessore Antonio Piu in occasione della sigla del protocollo per la promozione della cultura della mobilità urbana tra Comune, Multis, ATP, Università di Sassari e istituti scolastici superiori. Il rappresentante della giunta di Nicola Sana aveva assicurato ai docenti coinvolti nel progetto Mobilità Sostenibile a Sassari l'interesse dell'amministrazione comunale alle problematiche della mobilità urbana degli studenti. Nelle prossime settimane l'ATP presenterà alle scuole superiori un questionario che i dirigenti sottoporranno agli studenti. I moduli dovranno servire per raccogliere informazioni sui tempi di percorrenza del tragitto casa-scuola-casa,
sugli orari di partenza dall'abitazione, quelli di arrivo a scuola e viceversa, quindi eventuali tempi di attesa e coincidenze con altri autobus urbani ed extraurbani. Tempo un mese e mezzo circa e i questionari compilati dovranno essere restituiti all'azienda trasporti pubblici che li analizzerà e dopo aver uniformato le esigenze degli intervistati presenterà una proposta in grado di ottimizzare il servizio di trasporto pubblico scolastico. Il presidente ha precisato che gli interventi che verranno, il presidente Roberto Mura ha precisato che gli interventi che verranno realizzati terranno presente i vincoli normativi ed economici, dovranno essere ovviamente raccordati con i servizi provenienti dall'Interland. Roberto Mura, il presidente dell'ATP, ha fatto sapere infine che, come concordato con l'amministrazione comunale, l'azienda in quest'anno di mandato ha avviato lo studio dell'intera rete viaria della città per ottimizzare le linee del servizio di trasporto pubblico. Mura poi ha comunicato che l'ATP ha predisposto un piano della mobilità e a breve potranno essere presentate le nuove linee. Questa era la notizia di oggi, a me non resta che salutarvi come sempre e ricordarvi che con Telegin Radio l'appuntamento è rinnovato alla prossima. Ciao e grazie! Si stava allenando con il gruppo rossoblu già da diversi giorni e ora il difensore centrale Corrado Iorfida, classe 94, è un nuovo giocatore della Torres. Nato a Catanzaro, cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Catania Calcio, prima di passare a Matera, Fermana, Vittoriosa Stars, Arcireale e Due Torri, Iorfida è stato scelto dal tecnico della Torres Pasculli per unirsi alla rosa ed affrontare le prossime sfide di campionato. Il giocatore già tesserato sarà quindi a disposizione già dal prossimo impegno, ovvero la gara di domani al Vanni Sanna contro il Trestina. We'll be right back.
TG Informazione e Approfondimento. Orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.